Nel Chiostro dei Glicini della Società Umanitaria di Milano, 50 opere che sono un tributo a Marilyn Monroe, una grande diva del cinema di sempre, e una calzatura costruita apposta e a lei dedicata. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. La mostra, che è stata inaugurata il 19 di giugno, prosegue fino a metà luglio a Milano, poi avrà altre tappe sparse per il mondo. Nasce da un'idea di Alessandro Geda, che è un artista nato in Toscana, ma che vive e lavora a Milano e sul Lago di Como. Per questa mostra, la Fratelli Rossetti ha creato una calzatura molto particolare, molto vicina alle calzature che fanno i Rossetti, ma dedicata a Marilyn Monroe. Life is bare, gloom and misery everywhere. Perché una calzatura dedicata a Marilyn e da dove nasce l'ispirazione? Beh, sono stati tutta una serie di pensieri concatenati. Il primo è stato, avere conosciuto Alessandro, che è arrivato con quest'idea della mostra, che a noi è piaciuto molto. E poi l'ispirazione è nata anche da una frase di Marilyn, che diceva che non sapeva chi avesse inventato i tacchi alti, ma sicuramente le donne gli dovevano molto. Allora noi abbiamo pensato di prendere il nostro mocassino coi fiocchetti, il nostro brera, e metterlo su un tacco alto, realizzarlo in coccodrillo rosso, pensando che appunto a Marilyn una scarpa del genere sarebbe piaciuta molto. Ne abbiamo parlato con Alessandro, anche lui è piaciuta l'idea, allora ha preso questo mocassino, l'ha dipinto, ne ha fatto delle altre opere, e da lì è nata l'idea poi di rendere itinerante questa mostra nei nostri negozi. Che rapporto c'è tra la Fratelli Rossetti e il mondo dell'arte? Ma diciamo che un'azienda come la nostra, che opera nel campo del design, della moda, in comune con l'arte, ha questa voglia di esprimere i propri prodotti in maniera, bella, esteticamente accattivante. E quindi diciamo che questo è un po' come l'artista cerca di rappresentare in maniera esteticamente accattivante le proprie sensazioni, noi esprimiamo i nostri prodotti. E quindi in questo senso l'idea di Marilyn, l'idea di questa scarpa da portare sul tacco alto, ci ha fatto trovare questo nesso, per cui dava un senso appunto alla nostra sponsorizzazione. Oltre a Milano, quali altre tappe? L'inaugurazione della mostra a Milano è venuta in concomitanza con Pitti Uomo, quindi a Pitti abbiamo esposto il primo quadro e la prima scarpa. Poi questa mostra riservata ai nostri negozi continuerà nel nostro negozio di Parigi, di Mosca e di New York. '50 opere, 5 sculture, 5 fotografie rielaborate. Da dove viene l'ispirazione per questo tributo a Marilyn? Beh, l'idea è assolutamente casuale, nasce perché a fine dell'anno scorso stavo facendo una ricerca sui grandi miti, e da lì ho cominciato a dipingere alcuni grandi miti dell'automobilismo, in particolar modo perché avevo fatto questa mostra molto importante presso Fiera Milano sui miti dell'auto. È capitato che in questa ricerca sono casualmente incappato in Marilyn, e devo dire che ne sono rimasto totalmente travolto da questa bellezza che nonostante gli anni arriva ancora a noi. 50 perché ricorre il cinquantenario della sua scomparsa, e da qui tutto il gioco sul 50 e i 5 pezzi unici. Arte, design e adesso moda calzatura. Che senso hanno per te? Beh, quella con Fratelli e Rossetti è stata una bellissima collaborazione. Abbiamo creato insieme una scarpa. Naturalmente il mio approccio è quello pittorico, d'artista, per cui è un pezzo unico. L'azienda la pensa più a livello industriale, seppur artigianale, perché ho visto poi in azienda c'è un grosso lavoro artigianale dietro ogni scarpa. Perché mi avvicino alle aziende, in questo caso è la Fratelli Rossetti con le scarpe,
perché era fortemente legato al mito di Mary nella scarpa. Altrettanto credo che sia una moderna forma di mecenatismo dove l'industria, l'azienda va a supportare quelle che sono invece le visioni di un creativo, di un pittore, di un artista in generale. Questa è la scarpa tribute a Marilyn, legata appunto a New York, quella che verrà esposta a New York. Qui ho usato i colori della bandiera americana, per cui sono rimasto sui blu e sui rossi, e ho creato un gioco con delle stelle. Poi naturalmente ci sono andato sopra con questa tecnica che ormai ho sviluppato da qualche anno, di questi schizzi che comunque seguono un po' anche in questo caso la forma delle stelle. Siamo a Firenze, città d'arte. Come potevo non ispirarmi al Giglio di Firenze, ai colori di Firenze, per cui questa scarpina è nata con quei colori e le varie sfumature dei viola. Parigi è oro per definizione, è scintillante, è la Versailles parigina, sono i colori delle grandi monarchie del tempo, per cui Parigi era oro, non poteva essere diversamente. Siamo a Milano, giallo zafferano, non potevamo non ricordare questo colore così magico. Magico perché usato già molti anni fa nelle arti, nei mestieri, veniva usato per dipingere i vetri, e da lì che poi nasce in maniera assolutamente casuale, un po' come la mostra Tribute to Marilyn, la ricetta del risotto allo zafferano. Siamo in Russia, a Mosca, una città che io amo particolarmente, dove ho già esposto diverse volte, e devo dire che ho vissuto nell'arco degli ultimi 15 anni anche il grande cambiamento di Mosca. E in questa opera che io ho realizzato c'è un po' questo, per cui il passaggio dal comunismo al consumismo. E infatti si ritrovano poi i marchi, i segni del comunismo e i loghi che oggi invece imperano su Mosca.